Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 10, episodio 115. Computer Tower e Gaming 3D predetto da Galaxy Science Fiction nel 1954. E di questo quello che parleremo brevemente oggi in questa versione di Mio Podcasting. Il link che trovate in descrizione vi riporta direttamente alla mia bloggata sul blog Paleocontatto Alieno, relativa proprio a questo tema. Ecco, non può sfuggire ad un osservatore attento del XXI secolo la copertina di Galaxy Science Fiction del giugno 1954, che fu elaborata dall'illustratore Hamsh, in cui svetta in prima pagina un parallelepipedo tecnologico con cavi, cioè un computer tower, una tastiera, un'arena, un monitor tridimensionale in cui figure antropomorfe di un gioco di gladiatori lottano in un'arena virtuale 3D. Immagini di copertina a supporto del racconto Gladiator at Law di C.M. Kornbluth è presente solo nella copertina, tuttavia all'interno del magazine si trova un'altra suggestione grafica, completamente criptica e fuori contesto storico, che è omogenea allo stesso tema ed anticipa gadget tecnologici che nel 1954 erano completamente fuori contesto storico. Vi invito ad andare a vedere la puntata precedente di Mio Podcasting. I monitor 3D sono oggi solo in parte realizzati per gli ologrammi. Il videogaming in 3D è da tempo un'ampia realtà commerciale, così come i computer console con design tower per il consumo ludico casalingo. Nel 1954 si era circa 15 anni prima della realizzazione dell'Apollo Computer del 1966, di fatto il primo computer con microprocessori. Ora, sicuramente nel 1954 non si sarebbe mai potuto immaginare che i computer si sarebbero rimpiccioliti, finendo per essere nella comune forma di un tower per il gaming ludico. Pensiero informatico e tecnologico del 1950 infatti supponeva un gigantismo sfrenato dei computer, tanto che si riteneva che sarebbero stati pochi giganti i computer futuri sulla Terra, invece che diventare tantissimi e di dimensioni piccole e potentissime. Ecco, nel link che trovate in descrizione sarete riportati alla mia bloggata, in cui, se andrete a vedere la copertina in modo più ampio, sbucano due tondi che sembrano ricordare il design, niente poco di meno, due cerchi posti lateralmente al parallelepipedo del computer tower, che sono da interpretarsi come vani o per due lettori CD DVD oppure per 45 giri, dato che però hanno lo stesso design della PlayStation 2. Tenete a mente che la copertina che state osservando è del 1954, quindi ci sono una marea di informazioni totalmente fuori contesto storico. Quindi nella copertina di questo numero di Galaxy Science Fiction, oltre a trovare, diciamo, queste evidenti informazioni fuori contesto storico, per le stesse ragioni le trovate anche qui in relazione al il computer della il monitor flat screen, che vi invito a visionare la puntata del podcast precedente. Se siete rimasti affascinati da queste informazioni, il link lo trovate in descrizione per espandere il tema. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.